Salve a tutti, giornata difficile, giornata impegnativa, danni importanti sul territorio, purtroppo devo registrare una cattiva organizzazione della viabilità, sono le 16:40, adesso e ancora le strade principali non sono state liberate. Credo che sia importante andare in questa direzione perché, le famiglie hanno tutto il diritto di andare a casa e spostarsi. Le imprese hanno tutto il diritto di poter essere messe nelle condizioni di lavorare, di operare. Non è che si ferma il mondo. Nei comuni vicini, per esempio Seravezza, è già tutto aperto, stanno lavorando molto bene, hanno aperto quasi tutte le viabilità. Insomma, bisogna concentrarsi un attimino su questo. Oggi pomeriggio non c'è un vigile urbano in giro neanche a pagarlo oro. Ho incontrato Italo Viti, che saluto e ringrazio per il buon lavoro anche di stamani. So che ha raggiunto subito le famiglie in difficoltà in Versiliana che erano bloccate. Quindi grazie Italo. E per il resto il deserto è Tartari, insomma, ma bisogna scendere sul territorio, andare in mezzo alla gente, cercare di capire di cosa hanno bisogno. Ma l'importante è mandare le squadre. Gli operai del comune dove erano oggi pomeriggio? Se non le ditte private che stanno facendo un buon lavoro. Ma bisogna darsi un pochino di sprint, ma non si può gestire tutte le volte le cose in questo modo. È una roba veramente incomprensibile. Qui mi dispiace, io sono sempre stato dell'idea di dire ma insomma ci mettono buona volontà, non è sufficiente, qui dovete muovere veramente, dovete muovervi, dovete muovervi e avere un attimino di organizzazione anche mentale. La viabilità è importante, il raggiungere le aree del territorio, anche per raggiungere le famiglie, le persone che magari vogliono andare a vedere come stanno i loro cari, eccetera. Questo credo che sia un fatto importante, quindi diamoci veramente una mossa. Noi staremo molto attenti alle cose che si verificano e cercheremo di dare il nostro contributo. Abbiamo rimandato l'apertura della sede e della presentazione del candidato al 14. Credo che sia importante. In questa settimana siamo disponibili a dare una mano a tutti. I ragazzi del comitato sono pronti. Chiamateci, scriveteci su Facebook, mandateci una mail massimo.mallegni@gmail.com. Ci siamo. Vogliamo darvi una mano, vogliamo aiutarvi e vogliamo stimolare questa disorganizzata armata di uomini di buona volontà. Ecco. Non voglio dire altro perché non è il momento, però muoviamoci e spieghiamo al mondo, spieghiamo all'Italia che le nostre imprese sono aperte, il commercio va avanti e che non si devono preoccupare perché la Versilia è già ripartita diverse volte, anche questa volta ripartirà alla grande e questo fine settimana saremo tutti pronti ad ospitare i nostri amici, clienti e chi vorrà visitare Forte dei Marmi, Pietrasanta e tutta la Versilia, va bene? Mi raccomando.